Salve a tutti carissimi amici scacchisti, bentornati in Dynamic Chess. Dopo il successo ragazzi avuto con il primo video dedicato alla rubrica Lezioni Under 1600, una nuova rubrica del mio canale, ho deciso ragazzi di farne subito un'altra. E andiamo a vedere una partita giocata dal vivo, con tempo regolamentare 90 minuti più 30 secondi, da parte di Michele. Michele mi segue sul mio canale. È un non classificato e se non sbaglio questa era la sua primissima partita giocata dal vivo. Me l'ha inviata un po' di tempo fa e gli ho chiesto se potevo commentarla. Lui è solito mandarmi sue partite giocate online, spesso blitz, addirittura anche bullet, dove devo dire ragazzi ottiene ottimi risultati. Ma questa partita la perse malamente. C'è da dire che, punto 1, affrontava un avversario sulla carta più forte di lui, quindi a livello psicologico cambia. Online siamo abituati a giocare contro avversari del nostro punteggio. E punto 2, passare da una visuale virtuale ad una visuale, ragazzi, dal vivo su scacchiera cambia tantissimo. Ne ho parlato in un mio video molto interessante, le differenze che ci sono tra il live ed l'online. Vi consiglio di guardarlo per capire anche quali possono essere i fattori psicologici oltre al regolamento. Detto ciò ragazzi, mi è piaciuta questa partita nonostante ci siano degli errori un po' gravi, soprattutto il finale, perché nella fase iniziale Michele non ha seguito alcuni principi importanti dell'apertura e quindi mi voglio soffermare molto su questi. Prima di iniziare ragazzi, se non l'avete fatto, date un mega supporto al mio canale. Basta cliccare qui sotto sul pulsantino iscriviti e seguitemi su tutti i miei altri social, Facebook, Instagram e Twitch. Soprattutto su Twitch adesso ragazzi ho comprato un telefono nuovo, posso finalmente fare le dirette in tranquillità con il mio telefono. Se volete che anche voi abbiate una partita commentata su questa rubrica, inviatemela per email albertogigi@hotmail.it e sarò fiero ragazzi di commentarla e portarvela, basta che sia una partita di interesse, e aggiungete qualche commento in modo tale che posso anche capire quali erano le vostre idee. Detto ciò, finalmente iniziamo. Siamo pronti ragazzi, Michele era i neri, il bianco apre con e4 e lui risponde con c6, difesa caro can. Curioso come Michele con i bianchi, affascinato un po' dai miei video sulle aperture, giochi il mio stesso repertorio, invece con i neri preferisca la difesa caro can. Ora io magari non sono un esperto della caro can, però ragazzi a me non interessa conoscere tutte le linee a memoria fino alla 20ª, 30ª mossa, a noi interessa sapere i principi generali dietro questa apertura. E qui è molto semplice, il bianco spinge in e4 perché vuole conquistare il centro, solitamente il nero cerca di impedire anche la spinta a d4 che darebbe un ottimo controllo del centro al bianco spingendo o in e5 o in c5 con la difesa siciliana, o cerca di contrattaccare il pedone e4 con la spinta in d5. c6 serve proprio a preparare questa spinta, per evitare di dover prendere di donna, così come avviene nella difesa scandinava, perdendo un tempo dopo cavallo c3. A differenza della difesa francese, che è con e6, non si chiude la strada a questo alfiere campochiaro. Però, di contro, non si sviluppa nessun pezzo minore, invece con e6 avremmo sviluppato l'alfiere camposcuro. Il bianco solitamente qui affianca la coppia di pedoni centrali, invece gioca c4. Questo viene chiamato l'attacco Panov accelerato perché solitamente si preferisce prima d4, poi cambio e solamente dopo c4. Questo tipo di struttura viene chiamato anche il muro di Marowski, che ha molto più senso, diciamo, nella difesa siciliana, quando il bianco ha già spinto in c5, perché quando il nero, scusate, ha già spinto in c5, perché avrà più difficoltà poi ad organizzare la spinta in d5. Invece, con il pedone qui in c6, la spinta a d5 è già immediatamente fattibile. Michele spinge in d5, presa in d5 ovviamente non si vuole concedere la presa del pedone in e4, c per d5. Ora la mossa più giocata è l'attacco Panov con la classica d4, dove il bianco aspetta che sia il nero a prendere qui in c4, investendo un tempo, per creare il pedone di donna isolato. Questa è una classica struttura da studiare, io ho una rubrica sulle strutture pedonali dove fino adesso ho fatto due video. Il primo, come giocare con il pedone di donna isolato, quindi in questo caso con il bianco, e l'altra, come giocare contro il pedone di donna isolato, quindi in questo caso con il nero. Che le aperture potrebbero non essere le stesse, ma la struttura pedonale è identica e quindi le idee sono quelle.
Conoscendo le strutture pedonali, sapete come affrontare questo tipo di situazioni. Il nero in questo caso ovviamente non prenderà subito in C4, ma aspetterà che il bianco muova il solfiere campo chiaro in E2 o in D3 per fargli perdere un tempo costringendolo a muovere due volte. Principio generale, cercare di non muovere due volte lo stesso pezzo in apertura, ovviamente qualora non ce ne fosse un reale bisogno. Invece il bianco prende in D5, che a livello strategico è un po' la stessa cosa, no? Si è creato sempre il pedone di donna isolato, ma lo ha fatto lui, ha investito lui il tempo per creare questa situazione. Il bianco ha giocato questa mossa, forse, sperando che il nero prendesse di donna, così da poter guadagnare qualche tempo con il proprio cavallo. Ma qui Michele avrebbe dovuto invece ragionare diversamente. Questo è un pedone isolato che non può essere difeso da nessun altro pedone. È già attaccato una volta, quindi non potrà mai avere sufficienti difensori. Di conseguenza cavallo F6 seguita da cavallo per D5 era buona. Qualcuno potrebbe dire, ok, ma se il tuo obiettivo non è portare la donna al centro, dopo cavallo C3 cambi D5, ti prendo il cavallo e ti costringo comunque a portare la donna in gioco. Ma in questo caso è diverso perché la donna non può essere attaccata. E una donna centralizzata senza la possibilità che possa essere attaccata dai pezzi avversari è molto forte, fa pressione sul pedone G2 e soprattutto il pedone isolato di donna, se avete visto il mio video o comunque se conoscete questa struttura pedonale, sapete che è un pedone debole che va attaccato con i pezzi pesanti sulla colonna semi aperta, è pronta con la donna in D5 a raddoppiare con l'altra torre in D8. Invece Michele, diciamo, cade un po' in una trappola, prende di donna. Ora, dopo cavallo C3, gioca donna D8. Questa, secondo me, è una buona mossa. Qualcuno potrebbe dire, ma nella difesa scandinava non si gioca donna 5? E soprattutto, se questa manovra, donna per D5, donna 5, è buona nella scandinava, perché non dovrebbe essere buona qui? Beh, di certo non è che è perdente, sia chiaro. Però in A5, in questo momento, la donna ha un po' meno senso. Perché nella scandinava il pedone è ancora in C2, quindi questo pedone non è isolato. E il bianco può giocare torre C1... giocando su questa colonna e difendendo il cavallo in C3. Invece un'idea principale potrebbe essere nella scandinava giocare E5, cavallo in F6, magari cavallo E4, approfittando di questa inchiodatura. E quindi diciamo che in A5 sì, è giocabile, però preferisco in D8, perché, o anche in D6, perché il nostro obiettivo rimane il pedone D4, il pedone D. Quindi è meglio controllare questa colonna che questa traversa, o questa diagonale. E la donna non è che è meno attiva rispetto a 5, è comunque una casa laterale, cioè la donna controlla più o meno le stesse case, di conseguenza in D8 va benissimo. Bianco D4, mossa di sviluppo, e qui Michele gioca alfiere F5. Con una sola mossa ha violato 4/5 principi dell'apertura. Punto 1. Sviluppare prima i cavalli rispetto agli alfieri. Perché sviluppando prima gli alfieri si lascia debole questo pedone, e qui una mossa come donna B3 avrebbe attaccato il pedone B7 costringendoci alla difesa e non abbiamo la naturale torre B8. Punto 2. Se ragioniamo sotto un altro punto di vista, abbiamo il re al centro, la colonna E è aperta, il centro è un centro aperto, quindi dobbiamo arroccare. Se il centro fosse stato chiuso, pedoni incastronati, il re al centro andava benissimo, in questo caso no, dobbiamo arroccare e non vogliamo arroccare lungo perché la colonna C è aperta, quindi vogliamo arroccare corto. Quale pezzi minori bisogna sviluppare prima? I pezzi sul lato di re. Di conseguenza, cavallo in F6 sarebbe stata una mossa sicuramente più naturale. Tra l'altro, abbiamo di fronte una struttura pedonale con pedone isolato, quindi sappiamo che l'idea principale da parte del bianco è quella di voler spingere in D5, spinta di rottura classica. Di conseguenza, la battaglia si gioca sul controllo di questa casa. Quindi un'idea principale è cavallo F6 che controlla questa casa, spingere nei 6 che controlla questa casa. È vero che avremmo chiuso la strada a questo alfiere, ma la nostra idea è portare questo cavallo qui in D5 e poi giocare B6 e alfiere B7 giocando su questa diagonale che, guarda caso, controlla questa casa. Invece alfiere F5. L'alfiere in F5 senza il cavallo qui in F3 è pericoloso perché ci possono essere problemi con G4. G4 è sostenuto dalla donna, attacca l'alfiere. Se l'alfiere si dovesse spostare qui in G6, ci possono essere problemi su questa diagonale critica. Ho fatto il video dove errori gravi in apertura, capitolo 1, diagonali critiche.
Quindi un eventuale scacco qui in B5 potrebbe essere pericoloso perché saremo costretti a difenderci con il cavallo. Tra l'altro con G4 seguita da H4 minacciando H5 ci costringe a scoprirci sul lato di re dove noi vogliamo arroccare e facciamo avanzare una catena di pedoni, valanga di pedoni che attaccano sul nostro lato di re. Capite quanti principi violati con una sola mossa? Il bianco qui non gioca da una B3, gioca alfiere B5, approfittando subito di questa diagonale rimasta scoperta. Michele gioca cavallo D7, non mi piace molto questa mossa, anche se è giocabile, perché mi va ad auto-inchiodare questo cavallo. Cercate di evitare, ragazzi, le inchiodature facili. Alfiere D7, torni indietro, hai perso un tempo, però se il bianco dovesse cambiare, guadagni adesso il tempo con il cavallo, e quantomeno, diciamo, qui ovviamente il bianco non deve prendere, bisogna giocare donne 2. Donne 2, però. Posizione ancora giocabile. Invece il bianco dopo alfiere B5, Michele gioca cavallo D7 e qui viene giocato cavallo F3. Buona mossa di sviluppo, prepara l'arrocco corto, prepara soprattutto un eventuale cavallo E5 che attacca questo cavallo che è inchiodato, ragazzi. E qui Michele commette un errore gravissimo. Qui bisogna preoccuparsi di questo fattore, cioè inchiodatura su questo cavallo. Minaccia cavallo E5. Bisogna assolutamente prevenire, sviluppando semplicemente il pezzo, cavallo F6. Su un eventuale cavallo E5, possiamo giocare l'interrogazione A6. Vedete che questa A6 è una mossa di contrattacco che dovete sempre tenerla in mente, perché in questo caso, se alfiere per D7, possiamo prendere di cavallo, e poi una volta che prenderemo qui in E5, non abbiamo nessun tipo di problema. Invece Michele gioca E6. E6 taglia la difesa dell'alfiere su questo cavallo. E qui, nelle mie analisi fatte casalinghe, ho visto che cavallo E5 guadagniamo un pezzo. Perché il cavallo è inchiodato, quindi pezzo inchiodato va attaccato due volte. È difeso solo dalla donna, ma la donna vale meno di due pezzi minori. Quindi bisogna difenderlo con cavallo F6, pezzo sovraccarico, alfiere G5. E alfiere per F6. Seguita dall'alfiere per D7 è inevitabile, ragazzi. Non c'è modo di evitarla. Quindi il nero perde un pezzo. Basta. Il motore addirittura poi mi ha svelato che alfiere per D7 sarebbe stato pure più forte. Donna per D7, cavallo in E5. Ora, per qualche assurdo motivo, vuole addirittura alfiere C2 per poi, diciamo, prendere Queen D4, perché tanto la perdita del pezzo sarebbe il male minore. Ma io ho pensato, vabbè, gioco donna C7. Ma qui c'è donna 4 scacco. Non possiamo intrapporre pezzi su queste due case perché c'è il cavallo. Quindi re D8 forzata, cavallo B5. Donna E7, alfiere D2, con qualche idea come torre C1 e torre C7, magari qualche scoperta. Si può anche arroccare corto, sacrificare l'alfiere qui in B4 e dare un bel matto qui in D7. Diciamo che ci sono tantissime idee. Più 13 per il motore, penso che la posizione possa essere da abbandono e ce ne andiamo a fare una bella doccia a casa. Quindi alfiere per D7 sarebbe stata decisiva. Il bianco incredibilmente, ragazzi, non gioca né l'istintiva cavallo E5 né alfiere per D7, ma arrocca corto. Una mossa lentissima. Lenta perché il re bianco non era in pericolo. Il nero non aveva pezzi per attaccare quel re. E bisognava approfittare dell'inchiodatura. Cioè qui bisogna vedere pezzo inchiodato. Se si conoscono i principi basi. Didatticismo, inchiodatura, attacco del pezzo sovraccarico. Sarebbe stato facile vedere cavallo E5, seguito dal alfiere D5 che attaccava l'unico difensore del cavallo in D7. Unico perché la donna è troppo forte per essere un difensore. Qui Michele va contro un altro principio importante. Bisognava sviluppare di nuovo il cavallo in F6, prima i cavalli, difendere il cavallo D7 che è un pezzo inchiodato. E sull'eventuale cavallo E5, adesso forse è più forte torre 1, ma l'idea è sempre la stessa, cavallo E5 come prima A6, contro-attacco. A volte la migliore difesa, ragazzi, è contrattaccare. A6 e se l'alfiere si sposta, beh, abbiamo B5, se l'alfiere per D7, cavallo per D7. E come ho detto prima, una volta che prendiamo in E5 non abbiamo più problemi e la posizione, secondo me, è equilibrata, assolutamente. Invece, viene giocata alfiere 7. Non preoccupandosi ancora di quel cavallo in D7. E qui, ragazzi, ancora una volta, il bianco avrebbe guadagnato un pezzo con cavallo 5. Cavallo 5.
Se cavallo F6, adesso non tanto alfiere G5, come prima, perché questo cavallo non è inchiodato. E il nero può arroccare corto, schiodandosi anche questo cavallo. Quindi qui non ci sono più problemi per il nero. Ma bensì G4. E cosa ho detto prima? Vi ricordate che quando ho detto attenzione sempre a queste idee di G4? Perché adesso, dopo che si sposta l'alfiere, G5, pezzo sovraccarico. Il pezzo si sposta e cade il cavallo in D7. Il bianco non gioca neanche questa mossa. Il bianco gioca un'altra mossa che secondo me a livello di principio è buona, ovvero D5. Spinta di rottura del pedone isolato per aprire le linee centrali quando il re nero è al centro senza la possibilità di poter arroccare. Quindi D5 è buona, però cavallo in E5 guadagnava un pezzo, era nettamente superiore. Ora, una volta che il bianco riesce a spingere in D5 e il nero è legato con il re al centro, possiamo dire che la partita è quasi conclusa. Qui vedremo che la mossa da giocare da Michele, cavallo F6, non va bene. Bisognava prima preoccuparsi di questa fastidiosa inquadratura. A6. A6, togli subito questo alfiere. Lo vedi che è antipatico, è fastidioso là, cioè, caccialo via. A6, una mossa di interrogazione. Dici, oh, ma che vuoi fare? Vuoi stare là a vita? O te ne vai, o ti cambi o te ne vai. Però ripeto, il bianco sta comunque meglio, alfiere per D7, poi può aprire le colonne centrali, il re nero al centro. Il nero gioca cavallo F6 e quindi vi invito a mettervi nei panni del bianco, ragazzi, mettete in pausa il video e vediamo un po' se riuscite a trovare una mossa che schiaccia completamente il nero. Il bianco non l'ha giocata, ragazzi, ma la mossa più forte era D6, bellissima. D6 attaccava subito questo alfiere, l'alfiere deve tornare a casa, perché sennò si perde semplicemente il pezzo. E qui si poteva sfruttare la casa C7 con il cavallo. Cavallo B5, cavallo C7. C'è l'alfiere? Sgombero. Alfiere per D7 scacco. Ora, se cavallo per D7, semplicemente cavallo B5. Cavallo C7 è inevitabile. Bisogna giocare Torre C8 sacrificando come minimo la qualità. Però diciamo che il bianco, anziché giocare subito cavallo C7 perché non ha fretta, può giocare poi su Torre C8 anche un eventuale alfiere F4. Quindi la posizione, diciamo, si può definire persa per il bianco. Se dona per, cavallo E5, dona D8, cavallo B5, come prima più di prima, il bianco, diciamo, ha una posizione nettamente vincente. Vi faccio notare che cavallo C7 non è tanto il doppio, ma è tanto il fatto che il re non ha case e quindi bisogna dare la donna per non prendere matto. Invece il bianco prende in E6. E qui svanisce un po', no? Quello che era il suo attacco, perché stai prendendo sì una linea centrale, ma il re nero adesso è pronto ad arroccare corto. Quindi non va bene. Alfiere per E6. Ora, dopo torre 1, il nero avrebbe dovuto assolutamente mettere al sicuro il proprio re. E non dico che il nero sta bene, eh. Il motore preferisce ancora un po' il bianco perché l'attività dei suoi pezzi è leggermente superiore. Ma secondo me, a livello pratico, la posizione è pari. È pari, cioè prenderei il bianco per quello che ho detto prima, cioè i pezzi del bianco sono leggermente più attivi, il cavallo in C3 mi piace un po' di più, ma a livello pratico secondo me questa qui è difficile vincerla con il bianco, quindi dopo il rocco corto la posizione sarebbe stata assolutamente equilibrata. Invece Michele, per qualche assurdo motivo, gioca alfiere B4. Il motivo principale è voler doppiare, isolare, no? Questi pedoni, doppiare i pedoni, no doppiare, come si chiama? Isolare, ho detto bene. Ora, centro aperto, non ci sono pedoni centrali. La coppia degli alfieri è divina, cioè non puoi cederla così. Tu non puoi pensare di voler cedere la coppia degli alfieri su quel cavallo, su un centro così aperto. Punto 2. Hai auto-inchiodato questo alfiere, cioè hai lasciato il re al centro, questo alfiere è inchiodato. Quindi cavallo D4 ti attacca pure questo cavallo, questo alfiere. E qui il bianco non se la fa sfuggire questa occasione. Cavallo D4, ovvia. Ora, se il nero avesse tentato di difendere il materiale con donna E7, dopo cavallo F6, F per E6, donna B3, il pedone in E6 non può essere più difeso. Ho pensato E5, ma purtroppo E5 lascia debole questa casa. Alfiere per D7, se donna per, cade il pedone E5, se cavallo per, cavallo in D5, attacco doppio, perdi un pezzo. E vai a casa. Giustamente Michele non gioca donna E7, non so se ha visto tutto ciò, ma arroccacorto che diventa paradossalmente la mossa migliore.
Cavallo per E6, F per E6 e per qualche assurdo motivo il bianco non prende subito il pedone E6. Torre per E6, guadagno un pedone, non vedo problemi. Ma gioca donna B3. Ora, Michele ovviamente è qui costretto a giocare alfiere per C3 e il bianco prende di pedone mantenendo la pressione sul pedone E6. Era fattibile e secondo me anche migliore giocare donna per C3. Sull'eventuale torre 8 per difendere questo pedone. Si può giocare mosse come alfiere g5, seguita poi da torre d1. Vedete che si fa pressione su tutti i pezzi inchiodati del nero. E donna b3, seguita da donna per e6, torre per e6. Non è che la si può evitare in un futuro, eh? Quel pedone è debole a vita. Invece, prendendo di pedone, ti sei anche tu un po' sdoppiato questi pedoni, te li sei isolati. Però, e soprattutto hai permesso cavallo c5 con guadagno di tempo. Attacca la donna e difende il pedone. Qui forse donna 3 sarebbe stata un po' meglio. Donna 3, la donna non poteva essere attaccata. Invece donna c4, torre c8, adesso devi stare attento a qualche scoperta, però il cavallo è comunque inchiodato perché c'è donna per e6. Qui viene giocato alfiere in a3, buona perché attacca il pezzo sovraccarico alla difesa del pedone in e6 e forte del fatto che questo cavallo non si può spostare per una scoperta perché cadrebbe il pedone e6 con scacco. La migliore difesa consisteva nel giocare donna c7. È vero che sembra dopo alfiere per c5, donna per c5, donna per e6 scacco perdere un pedone, ma dopo h8 c'è l'alfiere sotto attacco, seguita anche da questo pedone, quindi il nero recupera il pedone e la posizione ritenuta equilibrata. Forse addirittura adesso è il nero che può attaccare le debolezze del bianco, quindi diciamo che è giocabile. E invece Michele gioca 6 e qui la partita adesso diventa persa nell'immediato, perché dopo alfiere per c5, A per b5, donna per e6 scacco, re per h8, addirittura re f7 viene giocato, io avrei giocato forse re... Ah no, re h8 non si può giocare perché c'è la torre in presa semplicemente, quindi scusate, torre f7, e torre a in d1, donna c7, alfiere d4, torre in e8, donna b3, torre per e1, torre per e1. Re in F8 togliendosi dall'inchiodatura. A questo punto forse H8 era meglio. Re F8 e dopo alfiere per F6, torre per F6, donna per B5. Michele ha una completa svista. Gioca donna per C3 e si becca il matto in E8. Ora, questo donna per C3 non voglio ragazzi criticarlo troppo perché in questa posizione diciamo che la posizione del nero è disperata e come ho detto era la sua prima partita dal vivo, quindi ci può stare che ha avuto una svista del genere. Ma la svista è umana, no? Invece, gli altri errori, secondo me, sono stati più errori di mancata conoscenza dei principi dell'apertura. Quindi mi focalizzerei molto più su quelli che sulla svista finale. Donna per c3 si becca matto in una, ci sta, può succedere, siamo umani. Ma gli errori su cui lavorare sono gli altri. Alfiere F5, tornando indietro, ragazzi. In questa posizione, da parte di Michele, è stata giocata d'istinto perché lui è un giocatore della Caro Kann. E nella difesa Caro Kann si sa, no? Quando si gioca d4 o d5, cavallo per e4, cavallo c3, cavallo presa in e4, cavallo per e4, si gioca alfiere f5. Quindi è una mossa naturale per lui. E l'ha giocata in automatico, non vedendo le differenze. Ok? Quindi bisogna lavorare su questo punto di vista. Focalizzarsi su perché vengono effettuate determinate mosse. Detto ciò, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, che la partita vi sia piaciuta, che vi abbia dato spunti su cui lavorare. Inviatevi le vostre partite, ragazzi, perché veramente è bellissima questa rubrica. Credo che abbiamo più da imparare dalle vostre partite che dalle partite dei grandi campioni. Detto ciò, non dimenticate il mega like e noi ci diamo appuntamento alla prossima. Ciao!